Benvenuti a tutti. Buonasera qui da The Gamer House Malta. Benvenuti per l'appuntamento del sabato con House Real Console, dove il vecchio Sam vi porta un po' di console tutte in real hardware. Sono proprio tutte macchine vere che potete toccare con mano. Se volete ve le faccio anche vedere. Questo è il joypad, ragazzi, enorme. Joypad, se no, chi ha posseduto il Mega Drive si ricorderà, insomma, questo joypad è enorme, veramente si vedono delle mani. Era anche fatto per mani tipo, non so, modello Bigfoot per giocare. Cazzo, mi è caduta qualcosa. Piuppolo. Comunque, benvenuti a tutti. E non so realmente se stiamo facendo Commodore VIC-20 o Commodore 64 o quant'altro. Comunque, del Mega Drive stasera, ragazzi, abbiamo di Mega Drive. Adesso vi faccio vedere un gioco che è famosissimo, insomma, è un porting, insomma, la Sega aveva questa facoltà, insomma, questa opportunità di portare dei porting da se stessa, dalle sale giochi, che produceva degli ottimi, veramente degli ottimi arcade, degli ottimi cabinati. Era veramente in quegli anni una top player per quanto riguarda gli arcade e anche per quanto riguarda la qualità dei suoi cabinati, come appunto quello di Outrun. Outrun, tra l'altro, aveva proprio l'auto, voi salivate sulla Ferrari e potevate diciamo divertirvi in questo bellissimo cabinato. Questa sera vi porto anche altre conversioni arcade, sempre importanti, e iniziamo appunto da Outrun e vediamo un po' la qualità di questo gioco. Ora, qui ci sono musiche, ragazzi, potete vedere che ci sono musiche che sono state inserite appunto qua. C'è Passing Breeze oppure Splash Wave, oppure c'è Step on Beat. Queste sono le tre musiche. Oppure c'è anche Magical Sound Shower. Vediamo, proviamo questa Magical Sound Shower. Get ready. Se è troppo alto l'audio, ve lo abbasso un pochino. Ok, magari abbassiamo un po'. Comunque, questa mitica Ferrari testa rossa, bellissima. Ok. Ok, vediamo. Ecco, l'unico difetto che avevo poi appurato ancora un po' di tempo fa è che purtroppo non ha dei grandi effetti audio per quanto riguarda l'auto. Cioè, non c'è la percezione di guidare l'auto. Nel senso, si sentono ok quando sterza, che va un po' in derapata, però non ha alcun effetto del motore, non si sente assolutamente il rumore del motore. Questa magari è una piccola parte negativa del gioco, che si presenta comunque molto fedele all'arcade originale, grazie, diciamo, alla propria la Sega che ha sviluppato questo gioco, la casa madre, però purtroppo ci risulta un pochino essere a debito, insomma, con la parte audio. Oh, mettiamo un po' di velocità. Infatti non percepite l'idea della velocità della macchina. Senza audio è un po' dura, eh? Un po' dura. Infatti, oh, tutta la partita è andata malissimo. Vedete, insomma, il gioco comunque aveva la possibilità di avere tanti finali a seconda del ramo di strada che prendavate, e questo qui, diciamo, era una parte molto bella di questo gioco. Insomma, potevate optare per diverse strade e per diversi finali. Questa è veramente la parte, quindi è un gioco che si prospettava comunque longevo. Ciao Zarro, benvenuto Zarottino. Si prospettava veramente longevo. Allora, rifacciamo la gara. Poi di questa serie sono usciti anche Outrun Europa, che è molto bello, Tube e Turbo Outrun. Allora, get ready. Zarro, come va Zarro? Buon Pirino
ero prima da lui, è stato purtroppo attaccato da una quantità di bot indescrivibile. Ma oggi è il giorno dei bot, devo stare un po' in allerta, perché ero anche su un altro canale che mezz'ora prima c'era stato un attacco bot di 1000 bot, pensate voi, cazzo. Di solito mi è capitato, via, però non più di una ventina, ecco. Quindi si gestiva abbastanza bene. Quando te ne arrivano un migliaio, diventa gara 2, eh. Purtroppo questo gioco ha un po' qualche pecca, nonostante sia fatto proprio dalla casa madre della Sega, risulta essere un pochino con qualche particolarità che non lo aiutano tanto. Però comunque risulta sempre essere un bellissimo gioco, e questo va preso appunto per com'è. Poi siamo partiti in sgommata. Dopo abbiamo il bivio che possiamo decidere, insomma, da quale parte stare. Adesso noi ci metteremo poi dalla parte destra, attenzione. Comunque ragazzi, faremo un'oretta assieme. Andiamo al checkpoint. Abbiamo esteso di 1 minuto e 08. Cosa fai di bello, Zarro? Oggi ragazzi è il giorno dell'Epifania, però non è che si può andare a festeggiare la fidanzata o la moglie, eh? Mi raccomando, che dopo è un'offesa, potrebbero prenderla male. Poi oggi non dite niente ragazzi con fidanzate e le mogli, fate finta che non sia neanche festa, perché oggi siete a rischio. Ora andiamo a destra ancora. Se non siete arrivati al secondo bivio. No! Game over, no! Ero quasi fatta, cazzo! Porca troia! Allora. Uno, due, tre, cazzo ha fatto? 123.000. No, 1.237.000 è impossibile. Come ho fatto a fare tutti questi punti? Starà poco bene. Rifacciamo, dai. Dopo andremo a provare un altro gioco che io ritengo bellissimo per diciamo quella che è la mia... Get ready. La mia storia, insomma, dei miei piaceri arcade, delle mie conversioni arcade, e si tratta di Flicky. Questa è Splash Wave, bellissima. Però chiaramente, insomma, il Mega Drive non ha solo delle bellissime conversioni, ma anche dei giochi veramente straordinari, unici. E poi dopo andremo a vedere magari in altre occasioni. Oggi facciamo conversione arcade per Mega Drive.
La Madonna di Dios, che è questo qua? C'è un po' di traffico, siamo sull'anulare. Attenzione. No! Da sinistra, devo andare a destra, è uguale. Diamoci questo spettacolo di tramonto. Vediamo, devi trovare qua. Ecco, checkpoint. Devo stare attento, no? Voglio arrivare al quarto, se ce l'ha fatto, almeno al terzo checkpoint. Proprio bello sto gioco, ragazzi. Consigliatissimo per gli amanti i giochi di guida vecchi, quelli che ci regalavano emozioni incredibili. Loro sembrano tutti troppo perfetti. E quando c'è troppa perfezione, ragazzi, dopo non c'è, sembra che passi quasi il divertimento. Del resto, se devo guidare una macchina, guido quella mia, che è vera. Più vera della mia. C'è questi qui con dei bei pixel grossi. Ah, oh, guarda come rotola bene, cazzo. La ragazza non è tanto contenta qui, la biondina. Ha detto, ma... Insomma, dove hai preso la patente? Nelle patatine San Carlo l'hai vinta? Guidare sta macchina va, mica... Ci dai del gas qua, pompi, Questo è bello da giocare col volante, però è chiaro che non è previsto per quanto riguarda il contesto Mega Drive. Credo di non farcela, veramente non ho tantissimo tempo. Non ce l'ho fatta, cazzo, avevo troppo poco tempo, cazzo. Vediamo dove siamo arrivati, fino lì. Mancava pochissimo, potrevo almeno recuperare un minutino per poter andare avanti. Però non mi rassegno, dai, facciamo un'altra partitina. Facciamo un'altra, prendiamo Step on Beat, proviamo questa. Get ready. Proviamo un po' tutte le musichette qua che contemplano questo bellissimo gioco. Madonna, che serie di curve pazzesca! Qui sono le casette. Allora, andiamo a parte destra sempre, anche se ho preso la parte più trafficata, però c'è un bel maggiolone, ragazzi. Cabona. Dai, che sennò il tempo stringe qua. Ce l'abbiamo fatta, 74 secondi, però sembrano tanti, poi in realtà quando si arriva alla fine... Siamo sempre a debito d'ossigeno. Abbiamo il maggiolone, lo superiamo. Anche la Jeep. Porca buona, sono sempre tra i maroni quelle. Porco Giuda. Madonna, questa, il cielo veramente l'hanno messo praticamente attaccato alla testa. Andiamo a passare di qua. Molto suggestiva questa parte qui. Anche se non è che mi piaccia tantissimo, ma suggestiva sicuramente.
per l'effetto nuvole. Dobbiamo evitare magari di avere contattino drill camion. Cazzo, oggi è sabato, i camion non girano. Ah, porca puttana. No, mi manca 15 secondi, non ce la faccio più. Porca buona. Ma vai a cacare, va. 15 secondi, ciao, salutiamo tutti. Ciao, è stato bello, ragazzi. No. Cazzo, ho avuto troppi incidenti. Porca puttana, infestata. Ci avevo provato. Adesso proviamo la quarta e ultima. Abbiamo fatto Splish Waves, Magical Shower. Questo l'abbiamo fatto, Step Out. Ora facciamo questa Magical Sound Shower. Infatti, chi ha giocato sull'arcade, sul cabinato arcade, c'era un bellissimo, una bellissima scocca, insomma, di una Ferrari, compresa appunto di volante, gas e freno, quindi si giocava veramente divinamente. Qua. No, va. Cavona. Sono andato una. E dopo perdi velocità e diventa un casino, eh. Che è passata in mezzo al camion, com'è possibile? Non ha avuto alcuna collisione, perché io invece finisco subito contro il muro, cazzo? Non è giusto. Cioè, la macchina è passata dentro il camion, è fantastica questa cosa. È una parte più complicata, perché non si vede la pista, la strada. Ecco, perché ovviamente eravamo in salita. Faccio quando lui sta lì davanti, cazzo, non riesco. Ah, vai a paccuculo, non sterza. 10 secondi non ce la faccio più. Pare che non so neanche dove sono, che non c'è proprio una mappa della posizione esatta, quindi, però non ce la faccio più. C'è il bivio adesso. 2 secondi, 1 secondo e salutiamo tutti. Niente, dai, direi basta con Outrun. Bel gioco, bella conversione arcade della Sega, ovviamente gioca in casa la Sega con il Mega Drive. Andiamo a vedere un altro gioco che mi sta particolarmente a cuore, che si chiama Flicky. Dov'è Flicky? Facciamo Flicky Flicky insieme. Ecco Flicky.
Questo è un giochino veramente datatissimo, anche questo datatissimo, questo. Anche questo della Sega, questo l'hanno fatto nel 91, ma il gioco è molto più vecchio. Ovviamente nella parte arcade, credo che sia, credo, non, se non mi sbaglio, dell'84, 83-84. Sono veramente dei giochi storici. E di quelli, insomma, semplici, bellini, quelli che ti tengono lì, ti danno grande soddisfazione. Tra l'altro l'abbiamo giocato sull'SG-1000 la volta scorsa, che era molto difficile. Questo risulta essere più giocabile, questo è fedelissimo, credo che sia proprio un arcade perfect qui per il Mega Drive. L'altro è un pochino più contorto come gioco, perché non ti risparmia, diciamo, difficoltà. Anche saltare è complicato in quel gioco, il gioco dell'SG-1000. Qui i gatti sono un pochino più simpatici, tra virgolette. Comunque, vedete, noi abbiamo un tempo, riusciamo, prima consegniamo, ecco, vede, nell'SG-1000 non c'era neanche il bonus. Comunque, prima riusciamo a far uscire i pulcini, a salvare i pulcini, e più bonus ci dà. Abbiamo preso tutti, vai. Mi ha fatto bonus perfect, 10.000 punti. Questo è l'ultimo. Attenzione. Sei riuscito, via. Potevo anche fare un po' prima, però il gatto lì, che tra l'altro sono tutti gatti tigrati, guardate, proprio sono stati anche curati nel loro pixel in maniera ottima, direi. E aspettateli quando avete l'arma. Marco Diaz! Ma questa volta mi ha preso alla grande, cazzo. Comunque voi quando avete l'arma in mano, l'oggetto, perché poi non è un'arma bensì un oggetto, beccateli subito, perché sennò loro comunque saranno lì a farvi la pelle, gatti maledetti. Però quando saltate l'oggetto, diciamo, lo perdete, questa è la particolarità. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Quindi potete scendere con l'oggetto, non potete salire perché l'oggetto lo lanciate al momento che. Allora, qui lo prendiamo, però io rallento un po', perché qua è un po'. Ecco, quando esce fuori la testa potete già. Ia! Torino! Ho detto che da dove sei qua? Vieni pulcinotto, vieni. Li prendiamo tutti e due, attenzione. Ecco, così. Va bene. Siamo riusciti ad andare avanti anche in questo livello. Questo è veramente come giocare al Mame, è uguale. Questo è Mame, Mame Perfect. No, cazzarola, puttana miseria. Comunque vedete come i fondali sono sempre diversi, sempre curatissimi nei dettagli. Insomma, questo veramente è un gioco eccezionale. Adesso tanto ci becchiamo la testa del gatto, ecco tutte e due, così facciamo l'unplay. Fate attenzione perché vi dà anche i diamanti, non sempre, poi gli occhi capisca perché a volte ti dà diamanti, a volte no, però tira anche numerosi punti bonus. Ora 27 secondi, abbiamo ottenuto comunque un buon risultato nonostante siamo deceduti. Ah no, che tocca, passa di qua. No, no.
E che cazzo il gatto? Oh, sta sempre dalla porta. Porca, allora, vediamo un po'. Lasciamolo lì. Andiamo a recuperare questi qua, eh. Ecco via, stavolta l'abbiamo preso. Salutiamo il gatto e ci infinocchiamo qua. Però non ho ancora visto i diamanti. Ragazzi, sono i giochi veramente della gioventù, quando si andava in sala giochi. No, non volevo metterlo lì. È saltato, cazzo, non è saltato. Porca gnotta. Allora, aspetta. Ecco, diamante. Preso diamante, via via. Porca voce, per prendere il diamante, zio prete, sono morto. Beh, sono andato avanti abbastanza con i livelli. Adesso vediamo di fare un po' meglio. Abbiamo i martelletti, martelletti. Poi ogni oggetto, diciamo, ha la stessa efficacia. No, 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 gatto, gatto, via, 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 gatto. Allora, aspetta, vediamo se riusciamo. Maledetti, allora, qui ce l'abbiamo fatta. Sì. Eccolo. Non un gran tempo, però 5.000 punti li abbiamo portati a casa. No, questa l'ho rattata, porca puttanazza. No, rattolina. Uno, cazzo, non ho sbagliato il primo, porca poia. Sono bruciato 5.000 punti, praticamente. Là, ce l'abbiamo fatta, via. No, no, da te! Il gatto! Zio prete! No, dai, cazzo! Ho saltato male e poi... Vabbè, no problem, adesso andiamo avanti. Non disperiamo di sta cosa. Ecco, beccato. No, è nato proprio lì. Ciao Gianlubi! Ciao Gianlubi, benvenuto. Ce ne sono rimasti ancora due o tre in giro. Dio prete, no, no, vieni qui.
eccoci qua. Io andino che ho dietro. Tira indietro la cacciera, facciamo. Salta, saltalo. Tutto. Ok, basta. Andato. Grande, grande, grande. Ci abbiamo fatto anche questo livello. Però si fa una gara dura. È rimasto solo un piccione qua. Uno degli uccellini. Porca trotta. Ecco, anche con la testa. Allora, scendiamo, prendiamo questo qua. Dai, dai, che se la facciamo. Atterino. Preso. Adesso questo è abbastanza semplice. Gianlubi, cosa fai di bello, Gianlubi? E come si chiama questo gioco? No, Gianlubi, non conosci questo gioco. Non conosci questo gioco, ma è bellissimo. Si chiama Flicky. È della Sega. Questa, Gianlubi, per Mega Drive è un arcade proprio perfect. È fatto uguale all'arcade ed è bellissimo. Te dici, ok, è un 16-bit. Se non lo facevano uguale. Però a volte sono tante differenze. Questo qui veramente è proprio bello, perfetto, fatto proprio a regola d'arte. Bellissimo gioco, scaccia pensieri, come... Ecco, preso, no. Buona, aspetta. Vieni, torna qua, gatto delle nevi. Eccolo. Erano quei giochi che io giocavo da ragazzo, insomma. Quando... Mio padre mi lasciava giocare lì al bar dove lui andava a giocare a biliardo e io giocavo coi videogiochi e questo era uno di quelli sicuramente, come ripeto, uno scacciapensieri bellissimo, questo un platform. Divertente. Preso, l'ho preso di rimbalzo, però ce n'è ancora uno qua, attenzione. Questo qui. Ce l'abbiamo fatta, via. Se riuscite a fare la coda, 5.000 punti, almeno ce li siamo portati a casa. Mannaggia che è smemorato. No, Gianlubi, veramente. Com'è possibile una cosa del genere? Stavolta... Abbiamo rischiato veramente tanto. No! È uscito il verme verde! Però una vita l'abbiamo vinta, Questa è la nota positiva di questo strazio, mamma mia. Ma com'è possibile? Ce l'avevo quasi fatta. Voglio le birre qua, le birre. Vedi le birre. Allì, ce la facciamo, via. No, ne manca uno, dov'è? Uccello della mia... porca boina. E questo qui dov'era? Si era nascosto, via. Prendilo, ecco. No. Via, salta, vattene. Ecco qua, ce la facciamo. E che cazzo ce n'era ancora uno? Porco mondo. Lo avevo visto per Commodore 64, ma non memore... No, non c'è per Commodore 64 questo. Gianlubi, questo non è mai uscito per... Purtroppo, non è mai uscito, Purtroppo non è mai uscito! Ma chi è? Michel! Benvenuto! Oggi, ragazzi, ci sono attacchi bot ovunque. Ho già visto... Due streamer che sono stati attaccati in maniera pesantissima. Non sto parlando di... No, vattene! Il gatto! No, ne ho perso uno! Ma che faccio qua? Ecco. No, ne ho perso uno! Aspetta! Ciao, benvenuto Michel71992! Benvenuto, io mi chiamo Sam. Questo canale si chiama The Gamer House of Malta. Io non sono, diciamo, il proprietario del canale. Io sono un amico che sta aiutando il canale con le live. Io ho il mio canale. Il sabato, quando posso, dedico un po' di Real Hardware.
Questo Michelle è tutto fatto con Real Hard. Qui la macchina è vera, è un Mega Drive. Porca puttana, non ce la faccio. È un Mega Drive vera. Sei stato ospite a, da Godzilla? No, ospite no, conosco. Conosco loro perché... Guarda, buono, aspetta. No, il ramarro verde. Non sono stato ospite, però conosco perché con Dancone, in questo canale, diciamo, loro hanno partecipato qui in questo canale per una gara canora. Una gara canora. E io ero, diciamo, la spalla di Duncan. Però li conosco, li conosco. Insomma. Sono andato anche a qualche loro live, quello sì. Però io faccio solo retro gaming, quindi ho visto Godzilla fanno molto show lì con le telefonate, eccetera, eccetera. Io faccio solo esclusivamente... Mi inviti come ospite karaoke, dice Michelle. Allora, questo non è il mio canale, capito? Io... Dico, sono, non sono in casa mia, ecco, quindi... Io ho un mio canale, però faccio solo retro gaming, non faccio... Canto, canto nel mio canale, ma per i cavoli miei, così. Comunque, a dispetto del titolo, ragazzi, non c'è Commodore 64, ma c'è Mega Drive, console... Porco Diaz, ma ha preso... Mannaggia che ero un pimarone. Adesso qui cominciano ad essere un pochino ostici. C'ho anche meno. No, che cazzo però, C'ho anche meno possibilità di colpirli perché non ho assolutamente armi in questo caso. Vaffanculo te. E che cazzo, sono morto, porca puttana. Va bene, dai, cambiamo gioco. Abbiamo visto Flicky, questo è Flicky, dove il cast è composto da Flicky, Tiger, che è il gatto, Chirp sono i pulcini e Iggy, quel ramarro verde, veramente, che rompe le balle più di altri. Ora, usciamo di qui, andiamo a vedere altre conversioni arcade, ragazzi. Qui veramente c'è il non plus ultra delle conversioni arcade. Una di queste è sicuramente Golden Axe. Andiamo a vedere Golden Axe. E invece tu, Michelle, cos'è che ti piace? Ti piace retro gaming oppure ti piace altro genere? Allora, dov'è? Cosa devo fare? Golden Axe, dov'è? Ecco qua, Golden Axe. Allora, vediamo un po'. Che Cristo. No, ho sbagliato. Non ho mica spinto la... Ho spinto il tasto sbagliato. Porca, dopo mi ricarica veramente la stessa ROM. Ma... No good. No good. Questo non è buono. Questo, ragazzi, è Golden Axe, eh? Anche questa è una perla veramente importante. Questa, anche questo è un arcade molto vicino, molto fedele. Chi è? Fonsu Noe Gainers, benvenuto. Welcome. Buonasera, benvenuto. Fonsu Noe Gainers. Tutto bene, come va anche te? In questa giornata dell'Epifania, ragazzi, che cosa fate di bello? Oh, oddio, attenzione che qua è vigliacco un po' sto gioco, eh? Un po'. Febbre. È un periodo post vacanze. E sicuramente ha causato anche tanti
contatti giustamente si vedono famiglie, familiari, amici e... L'influenza è lì che aspetta, vero? Ora questo puffo, vediamo di colpirlo che ci dà un po' di energia. Vabbè, questi poi serviranno, eh. Orca buona con quel linguaccio. Ma guarda che stronzo testa di minchia. Allora, vediamo di colpirlo. Ecco, così lo prendiamo noi. Questo qua è utilissimo. Com'è? Gianluvi, nel 2019 ho dovuto fare un Raspberry Pi con l'emulatore. Vabbè, qui lo puoi dire. Per un mio collega che mi rompeva tutti i giorni che voleva rigiocare a Golden Axe, gli ho dovuto fare un Raspberry Pi intero. Bene, Golden Axe è un bel gioco, eh? Senza ombra di dubbio, questa è un'altra perla veramente marcata Sega. Sega veramente ha fatto pochi, pochissimi errori in termini di giochi arcade, sempre avuto un marchio di successo. Colpiamo questo qua. Ma porca buona, no, mi ha preso. No, cominciano ad attaccarti, non si finisce più. Che cazzo mi ha ammazzato. Che minchione. Dice, ho visto che nella tua lista Amazon c'è la tastiera Commodore 64 Mini. Io sto cercando di capire se metteranno uno sconto prima o poi. Una tastiera, la tastiera Commodore 64 Mini. Ma è la tastiera da mettere nel Commodore 64 piccolo, dici? C'è una tastiera apposta? Comunque non è... io... Come ripeto, no, questo non è il mio canale. Io ho streamo in un mio canale che faccio solo retro gaming. E qui sono, diciamo... faccio ogni una volta a settimana una live per qui The Gamer House Malta. E quindi la lista non è, diciamo, di mia proprietà, ecco. Quindi non so esattamente cosa ci sia nella lista Amazon. Ma guarda te! No, porca puttana! Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo distrutto qua i due Giant. Io, poi oltretutto, io ho un Commodore 64 Mini, però... Lo comprai tanti... No, ma non, tu non lo puoi sapere, eh. Te l'ho spiegato ora perché... È che non riesco a risponderti, diciamo, perché non è... Non conosco via la lista Amazon qui del proprietario del canale, ecco. Ecco che abbiamo preso qua. Non hai fatto nessuna figura, tranquillo. A parte che io comunque sono... Io gioco solo con le macchine vere, eh? Io proprio... Questo non vuol dire che non ho macchine, diciamo, con all'interno emulatori, però io ad esempio nel mio canale faccio solo esclusivamente real hardware. Io porto 8 16 bit, tipo Commodore 64, Commodore VIC-20, MSX, T99, Spectrum... Poi porto Mega Drive, NES, Master System,
però li porto tutti tutti veri, non porto nulla che non sia, e quindi diciamo non sono molto aggiornato per quanto riguarda l'emulazione, ecco. O macchine in vendita, mi piace toccare con mano un po' queste macchine del passato che ho vissuto da ragazzo e mi diverto a portarle così. Come sto facendo qui, insomma, questo canale faccio un'ora di live a settimana, la faccio sempre con le mie macchine. Quindi quello che vedete è un vero Mega Drive, guardate, questo è il joypad, è il suo joypad. Porca buona! Io prete, dai, vieni qua. Ne picchialo! E qua le donnine e i bambini che scappano! Vediamo un po'. Se l'attacco qua al villaggio. Ehi! Che devi accendere la sigaretta qua? Questa qua? Allora, aspetta. Io se riuscissi a prendere, no! Fiamme fuoco dall'inferno! Questi qui mi hanno bruciato il sederino, cacchio. Entra, entra. Ecco, ecco, ecco. Adesso cambia la musica. Vieni che ti brucio io il sederino. Adesso tocca a me. La madonna, che colpo, Duncan. Colpo Duncan, più che altro. No, 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 ha preso. No, 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 no. Signorina, io, guarda. Le chiedo l'appuntamento. Vorrei uscire con lei. Ma, solo che mi sembra che sarà un appuntamento scottante. Porca buona! E che cazzo? Allora, aspetta. Vedi, vedi, veloce! Brucia! Insomma, ha detto che mi vuole ben cotto. Se no con me non esce. Allora. Oh, abbiamo il draghetto! E il nanotto qua che adesso lo... No, no! Vieni qua che ti brucio! Ma no, voglio... Voglio solo... La tua energia, vieni. Ecco, questa. Me ne manca uno posto, ne ho quattro. Ho il magic number qua. Come faccio a usare? No, io non lo uso quasi mai il magic number. Perché lo uso, cazzo. Vediamo chi c'è qua. Attenzione, momento magico. No! E che cazzo, la prima cosa che mi ha colpito. Maledetto, adesso mo. Diciamo, lanciamo un po' di perle di saggezza qua, vediamo che... ho una domanda, tanto che porti il retro. Prego, chiedi pure. Ho un Atari... aspetta che... Scusa che metto pausa, se no... Allora, ho un Atari Flashback Mini 7008 e volevo portare i giochi in live, ma mi servirebbe una scheda di acquisizione. La mia domanda è, c'è una scheda apposita per l'Atari? Cioè, immagino che abbiano uscita HDMI. Immagino che abbiano uscita HDMI. Se hanno uscita HDMI, basta che utilizzi una scheda di acquisizione tranquilla. Io uso il gatto, magari costa un po', però è sicuramente la migliore. Anche se tu non avessi un'uscita HDMI, comunque sia, basta usare un upscaler che va da SCART a HDMI e poi si è a posto, via. Ma dove sono finito io, cazzo? Allora, qua. Come sono? Dai, l'uscita V! Scusa, è l'uscita V nel flashback? Mi stai dicendo? Qua mi sta ancora bruciando il culetto, cazzo. Oh, vabbè, se hai un'uscita V devi usare l'upscaler. Devi usare un upscaler. Devi usare un upscaler. Non hai niente, nient'altro da fare. Devi usare un upscaler che ha un ingresso a V e che ha un'uscita HDMI. Poi dopo ti colleghi a un Elgato oppure trovi un'altra scheda di acquisizione
più economica, visto che comunque non devi trasmettere nient'altro, devi trasmettere solo macchine, diciamo, vecchie, o almeno questo tipo qui, questo flashback dell'Atari. Potresti anche usare una scheda d'acquisizione un pochino più economica. Allora, dai, questo era Golden Axe, andiamo a vedere l'ultimo gioco, poi chiudiamo la live. Allora, andiamo a vedere un altro gioco, appunto, che è una conversione arcade. Scusate perché sono un po' stanchino. Dove l'ho messo? Allora. A vedere Frogger, vabbè, Frogger, vabbè, questo non lo vediamo. Allora, andiamo qua, siamo a Gauntlet 4. Questo, vabbè, questo è un altro, un'altra conversione arcade, però direi di no. Andiamo a vedere, scusate perché l'avevo visto prima. C'è proprio l'ultimissimo gioco, ragazzi, poi devo chiudere perché dopo io ho le mie cose da fare. Dov'è? Ecco, vediamo questo che è Mrs. Pac-Man, ragazzi. Questo è un classicone, però sempre bello. C'è anche Pack Booster, addirittura normale, arcade, via. Questo non è fisso, eh. Tra l'altro, Mrs. Pac-Man è stato, diciamo, rielaborato, riaggiornato in maniera assolutamente perfetta dai fratelli Carminati per, orca buona, per Commodore 64. Quindi c'è una versione fedelissima per Commodore 64 di Mrs. Pac-Man, che è un computer ancora 8-bit, quindi però hanno fatto un lavoro veramente egregio di restyling. Addirittura migliorato nel suo essere, perché hanno aggiunto delle variabili molto interessanti. Eccomi a vedere la ciliegia. Via via, passiamo di qua. Vediamo, tanto che abbiamo fame, si mangia qua. È abbastanza velocina qua la nostra Mrs. Pac-Man. È finito il livello. Insomma, il nostro Pac-Man con rossetto, molto interessante. Io sempre giochi che dici, vabbè, il Mega Drive non sfruttano il Mega Drive. È vero, però sempre semplicità. Poi comunque a livello grafico hanno avuto una cura un pochino particolare, hanno sfumato un po' meglio anche i fantasmini, che risultano essere, diciamo, più simpatici qui in, questo, in questa versione. Thank you.
Adesso ne approfitto magari per mangiare un pochino più di pasticchine qua al nostro Pac-Man. Come vedete rallenta, quando c'è... Oh, attenzione. Accelera quando prende la... il booster qua. Ci siamo, abbiamo vinto una vita. E poi vedete, no, non mi faccio mangiare! Ce l'ho fatta, cazzo, per un pelo, per un pelo. Quando mangia rallenta di velocità, Vedete se lo stacchettino, che è sempre carinissimo. Col cuoricino ha incontrato il suo Pac-Man, ragazzi, quindi lei è felice e contenta. Come potete vedere, i livelli non sono uguali, a dispetto del Pac-Man, che tutti i labirinti sono uguali, Mrs. Pac-Man invece ha labirinti diversi e quindi diciamo ne valorizza sicuramente di più il gioco. Chiaro, Pac-Man, ragazzi, è insuperabile a livello di concetto di gioco, veramente fu un'innovazione straordinaria che ci ha regalato poi dopo tutto quello che è uscito poi. No, via! Ho rischiato tantissimo, ho rischiato. Ecco, se devo scappare devo andare dove non ci sono i puntini, a quanto pare, perché rallenti veramente in maniera vistosa. Li mangio tutti, grazie. Ecco. Ho fatto ambassa di fantasmi. Che cazzo mi ha fottuto. Non è un minchione questo. Adesso Gianluvi, scusa, ti leggo, ho sbagliato. Ma questi giochi hanno degli schemi fissi di movimento per livelli oppure cambiano ogni volta? Questi qui su Mrs. Pac-Man cambia, ma cambia anche il vero Mrs. Pac-Man. Mi cambia. Si è riusciti a terminare. Adesso questo si ripete rispetto a quello precedente, ma poi dopo cambierà. E poi la cosa bella, appunto, che avete la frutta, no? La frutta che è lì sotto, che indica il livello di gioco, che cambia. Insomma, è stata anche curata molto bene. Adesso abbiamo il Brezel. Cazzo, il Brezel, porca paletta. Abbiamo il Brezel, che è la novità. Allora, è più difficile di Pac-Man? Sì e no. Nel senso che non è più difficile di Pac-Man, però comunque il fatto che abbia questi livelli variabili ne allunga un po' la longevità come gioco, Gianluvi, insomma te lo rende più interessante. Questo però ricordiamo che è la versione fatta per il Mega Drive, che ha delle piccole varianti, insomma, grafiche. Vediamo qua, possiamo fare anche Strange, Big, Mini, Arcade. Vediamo, facciamo Strange, vediamo com'è, per questo non lo so, vediamo un po'. Non so cosa sia Strange, che cosa cambia qui con il livello Strange. Vediamo un po' se ci sono qualche variazione particolare, perché appena prende la pasticchina, ragazzi, è velocissima la nostra Lady Pac.
Ah, quando mangi, vedi, rallenti e i fantasmi sono un tantino più veloci di te. Questa, diciamo, la parte. Vedi, qui il livello è diverso, guarda com'è questo livello qui, molto, molto insano, molto particolare. Non rispecchia, diciamo, la consuetudine per quanto riguarda i livelli. Ma qua scappa via, vattene, vattene, no, se non mi faccio il giro qua, ecco, andiamo a prendere la pasticchina. Via. Ha messo anche, diciamo, le pasticche in posizioni diverse, quindi adesso io vado per vincere, via, perché non ha senso. Anche perché ci sono questi percorsi molto lunghi, quindi rischi di rimanere fregato, cazzo, ma ci rimanevo veramente secco. No, qua no, qua no, via, vattene. Ho rischiato di rimanerci secco. Quindi loro comunque sono abbastanza furbi da fare il giro giusto. Non so se ce la facciamo oppure no. Sì, sembra di sì. Boh, sono le ore 8, ragazzi. Sono le ore 8. Io direi di finire di staccare qui, ragazzi. Con questa Mrs. Pac-Man. Col suo intermezzo, quindi io saluto tutti coloro che sono presenti qua in live, quindi vi auguro buona serata a tutti e buona serata, insomma, da The Gamer House of Malta, buona serata dal vecchio Sam, ciao ragazzi, alla prossima, buona serata.